Era questa. Giornata di consegne e donazioni sabato scorso da parte di ASET SPA a due importanti associazioni della città. L'azienda fanese ha consegnato al CB Club Mattei una vecchia spazzatrice usata per la pulizia delle strade. Di fronte ad una rottamazione con ulteriori spese ci ha chiesto alla Protezione Civile se potevamo in qualche modo fargliene dono, e quello abbiamo fatto. Oggi è la seconda consegna, perché quando l'abbiamo consegnata noi non era certamente in queste condizioni, in quanto era veramente veramente messo male purtroppo a causa dell'uso e tutto il resto. Quindi oggi è una sorta di rinascita di un mezzo che per gli usi che deve fare la Protezione Civile è più che ottimale, mentre non sarebbe stato in nessun modo ottimale per l'uso che ne avrebbe dovuto fare ASE. Prossima alla rottamazione, la Protezione Civile di Fano ha deciso di sistemarla e impiegarla nell'uso della pulizia dell'area del Codma di Rosciano. Noi con l'aiuto della carrozzeria, del meccanico, di un ex dipendente dell'ASET che ce l'hanno rimessa a posto, oggi la stiamo utilizzando all'interno del Codma, molto prezioso perché l'area qui è molto grande, per tenere pulita ci voleva in pratica. Non è una spazzatrice che è in grado di fare quello che fanno le altre, cioè di lavorare 12 ore di filata, ma le sue quando servono un'ora o due ce le permette. In pratica la teniamo qui all'interno grazie ad ASET che ci ha fatto questo dono, per noi molto importante, altrimenti voi immaginate spazzare a mano un'area come questa, ci vogliono giorni e giorni. Nel giro di un paio d'ore riusciamo a mantenerla perlomeno giornalmente un'area presentabile e pulita. Infine, la seconda consegna da parte di ASET è andata all'associazione di volontariato Puliamo Fano, che insieme al comune ha pensato di donare 50 casacche che serviranno a rendere i volontari ben riconoscibili durante le loro giornate di pulizia in giro per la città. Le casacche, oltre che, diciamo così, un po' raccontare di noi che siamo dei volontari, è anche un messaggio proprio nel nostro operato, anche perché non vi nascondiamo che da un anno e mezzo che stiamo operando spesso le persone ci guardano e dicono: ma cosa stanno facendo questi che con i civili, no, con vestiti borghesi si mettono a raccogliere le cicche delle sigarette o la plastica per terra? Dunque, oltre che essere un gesto anche di riconoscimento, perché qualche volta ci andiamo vicino alla strada, dunque potremmo essere anche oggetto di rischio, di pericolo, di intralcio, dunque una visibilità anche qualora andassimo vicino alle strade, ma è soprattutto per lanciare un messaggio e per dire, ecco, per rappresentare questa azione di volontariato. Dunque un grazie ad ASET e al Comune che ci ha attestato la loro vicinanza con questa donazione.